Buongiorno, allora oggi preparo il pesce persico alla mediterranea. Adesso vi faccio vedere come lo preparo, semplicissimo, è una ricetta semplicissima ma gustosa, da pucciare un sacco di pane, come al solito. Questo è il filetto di pesce persico che cucinerò, guardate quanto è grande. Allora, il pesce persico è buonissimo, ha un buon sapore, è carne magra, è un pesce magro. E costa poco perché tutto questo filetto io l'ho pagato 6 euro e ci mangiamo in 4. Allora, ho messo olio in una padella, olio extravergine, aglio e cipolla. Adesso ci vado a mettere i pomodori, un attimo, adesso vado a mettere abbondanti pomodori. Ecco qua. E faccio fare un bel sughetto. Ho aggiunto sale, pepe, prezzemolo, basilico, origano, olive verdi e olive nere. Lascio riprendere per altri 10 minuti il sughetto. Ho aggiunto i filetti di pesce persico tagliati a pezzetti, ho aggiunto un mestolino di acqua, metto un po' di sale sul pesce, lascio cuocere 10 minuti. Il pesce persico alla mediterranea è pronto. Adesso spengo la fiamma sotto la pentola, in piatto. E tanto pane. Buon appetito!